Buongiorno a tutte ragazze! Allora, questo sarà un video sugli ultimi acquisti che ho fatto da Upim. Sì, perché ho messo via un po' di soldini e circa in un mese e mezzo ho comprato un po' di cose. E ora ve le faccio vedere. Allora, partiamo con i prodotti Upim, cioè che ho preso proprio nello stand dell'Upim, non in vari stand. E da farvi vedere ho questo. Ho questi tre pennelli. Allora, questo è un carinissimo pennellino da ombretto, veramente piccolissimo, quello da mettere tipo in borsetta, penso. È molto 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 piccolo, ma è morbidissimo e prende il colore, avendo le setole tutte molto fitte, prende il colore veramente molto molto bene. E mi piace anche perché ha il suo astuccino piccolissimo e da portare in borsa davvero per un trucco super veloce, magari siete in giro, così è veramente perfetto. Questo mi piace moltissimo, quindi, che non ricordo quanto ho pagato, probabilmente sui 5 euro, una cosa del genere. Questo qua è veramente ottimo. Poi questi due questi due pennelli da blush. Allora, partiamo con questo che costa 5,90 euro, perché c'è scritto sulla sua custodia, ed è il classico pennello a ventaglio che ha, oltre all'astuccino di plastica grande, anche questo piccolino così. Allora, questo pennello, setole super morbidissime, molto bello anche da vedere. Non ha perso peli, o forse, cioè quando l'ho lavato non ha perso peli, ma ne ha persi circa 2 o 3 nelle fasi successive, insomma mentre mi stavo truccando così. E setole molto molto morbide, non me l'aspettavo sinceramente da un pennello che costa così poco, eppure sono rimasta molto contenta. Ma non mi piace per stendere il blush, perché cioè davvero lascia sul viso veramente pochissimo prodotto. Va bene per quelli che vogliono un effetto molto 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 naturale, e sì, ok, va bene l'effetto naturale, ma questo qua ne lascia veramente troppo poco di prodotto, quindi è un ni, perché sì, per il costo, per la qualità penso, ma non assolutamente per come lavora. Quindi questo. E infine il mio amatissimo pennello da blush, questo è pennello Fard 770, ed è assolutamente stupendo, mi piace, è morbidissimo, le setole ben disposte, non ha perso neanche un pelo questo, molto facile, cioè si lavora veramente molto facilmente con questo pennello, preleva il prodotto in giusta quantità, si riesce a sfumare benissimo, perché veramente ottima morbidezza, ottimo prodotto in tutto, stende il prodotto molto bene, lo preleva benissimo e lo sfuma altrettanto bene. Quindi questo qui è il pennello che dovete comprare se andate da Upim, ed è l'unico che trovate con questo manico color rosso melanzana, un po' viola, un po' rosa, bellissimo. Poi andiamo veloci perché abbiamo pochissimo tempo. Sono stata, vabbè, sempre da Upim, sullo stand della Ever, che è una marca che fa prodotti secondo me di ottima qualità ad un costo piuttosto non eccessivo, ecco. E partiamo con farvi vedere questa terra che io ho comprato ma circa 1 milione di anni fa e che ho trovato veramente stupenda. L'altro giorno, guardando, cioè così, prendendola in mano, ho visto che era della Ever, quindi ho detto mi sono trovata benissimo con questa e ora mi sto trovando bene con tutti gli altri prodotti, cioè vuol dire che sono proprio buoni. Infatti Upim Beauty, non so se si vede, no, naturalmente non vedete, Upim Beauty, magari sì, magari no, comunque ricordo che questa terra mi aveva attirato per il disegno che aveva,
e si vede adesso molto molto poco. Un sole dentro un altro sole, dentro un altro sole, bellissimi. E questa qui era marroncina con delle pagliuzze dorate dentro, veramente molto carina. Chissà se riuscite a vedere. No, non credo proprio. Vabbè, molto molto carina. Allora, essendomi trovata benissimo con quella terra, ho provato a prendere quest'altra. Questa qua è la terra compatta 01 beige caldo. 01 beige caldo. No, beh, ormai ci rinuncio, non mi farò quasi vedere più nulla. E questa terra, molto carina, ma penso di aver cannato il colore, perché è un colore, cioè, che ricorda molto il rossiccio, più che una terra, cioè, è una terra lucida che lascia un effetto satinato sul viso e ha questo colore veramente terribile, cioè è un marrone rossiccio, penso che a nessuno stia bene. Infatti questa qua l'ho comprata per mia madre, ma mi sono accorta dopo averla portata a casa così che era troppo troppo scura per il suo viso. Allora l'ha presa mia sorella, che la usa come fard, perché potrebbe essere benissimo un fard un fard marroncino, un fard di questo colore, perché ci starebbe benissimo. E non mi piace il fatto che ha questa cosa, cioè questa cicciosità così, cicciona appunto. E nell'astuccino dei miei trucchi da portare a scuola così non ci sta. Infatti mia sorella lo mette a casa, ma da portare in giro assolutamente no. Da portare a scuola, in borsa, così no, perché è veramente gigante. Non so se si vede, ma è proprio gigantesco. Per applicare quella terra avevo comprato a mia madre questo tipo di pennello, quelli che si chiudono così, da portare appunto in borsa. E mi sono accorta quando l'ho palpato in negozio, che non aveva proprio le setole morbidissime, si sente che sono finte, che non sono naturali, perde dei pennelli anche soltanto facendo così, quindi cioè non è un buon pennello. Però ho detto, beh, mia mamma non si trucca questo granché, potrebbe anche andarle bene per quello che costava, tipo 5 euro anche questo, cioè mi sembrava un'ottima idea. Tornata a casa però non usando questa terra, lei non usa il pennello, quindi mi sono dovuta appioppare questo coso che sinceramente è veramente uno spreco, perché nessuno in famiglia usa, quindi boh, penso rimarrà lì per tutta la vita. Poi ho comprato questo mascara, sempre dalla Ever comunque, mascara lunga ciglia numero 710. Allunga visibilmente le ciglia rendendole piene e curve. La sua formula innovativa a base di estratto di olio di riso favorisce il risultato estensore. Io non credo proprio. È un mascara, non lo so, uno di quei mascara che, su cui non c'è scritto niente, che voi potete usare per allungare, per infoltire, per volumizzare, per tutto quello che volete, perché secondo me non fa nulla di che. Sì, le ciglia diventano leggermente più scure perché naturalmente si scurisce la prima parte della punta delle ciglia, che è più chiara, quindi sembrano più lunghe, ma siete praticamente voi che con il nero andate a coprire la parte che cioè non che ha perso colore, però che si è un po' schiarita, ecco. E questo qua 3,90, non lo so se ritrovo i prezzi negli scontrini, perché appunto è roba che ho preso da un mese a questa parte, quindi non so se li ho tenuti tutti questi. Vi metto i prezzi nelle nuvolette. Comunque non saprei. Questo qua probabilmente non lo ricomprerò assolutamente. Poi, sempre nello stand della Ever, questa doppia matita. Da questa parte c'è il bianco e da questa parte il nero. Non sono scriventi, assolutamente. Era comodo da portare in borsa perché una matita che sia bianco che nero era molto carina come idea, ma assolutamente. Appunto, matita della Ever, mi è arrivato un messaggio. Questa matita che non è assolutamente scrivente. Vi faccio uno swatch. Come potete vedere, non è proprio un granché. E
E era una cosa carina perché da una parte aveva il nero, da una parte il bianco. Era comoda portare nell'astuccino in borsa perché appunto devi portare una matita con la quale potevi fare due cose, ma non la ricompro assolutamente.